Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, vedendo la lista delle carte dello Structure Deck Charmers TCG confrontata con quella OCG, ho notato come la Konami abbia portato in Occidente un prodotto decisamente meno valido rispetto a quello OCG per la mancata ristampa di alcune carte, prima su tutte la ristampa di Scontro ad Armi Pari, che è presente in OCG ma non in TCG, per i più anglofoni Evenly Matched. La carta in TCG è stata stampata solamente 3 volte, una volta in Potere del Duello ultra rara e altre 2 volte rara segreta nei Mega Pack 2018 e Distruzione del Circuito. Una ristampa, quella comune, per una carta stampata solamente foil, il cui prezzo si aggira tra le 15 e le 20 euro, avrebbe accontentato sia i player che non vogliono spendere molto per un set della carta, che attualmente starebbe a 45 euro il 3x, sia chi la voleva foil, in quanto probabilmente i prezzi si sarebbero abbassati. E proprio i budget player, che sono la stragrande maggioranza dei giocatori, attendevano la ristampa di questa carta all'interno dello Structure, insieme alla ristampa di Dark Ruler No More, non più Sovrano Oscuro, che fortunatamente è presente all'interno. Rimarranno delusi per l'ennesima volta vedendo portato in TCG un prodotto meno performante dell'OCG. Per giunta, Konami ha deciso di riproporre carte che sono state stampate un'infinità di volte all'interno del prodotto, prima su tutte Terraforming, che ha la bellezza di 26 succosissime ristampe, e con questa si sale a quota 27, Avvertimento Solenne con 11 ristampe, Turbini Gemelli con 9 ristampe, probabilmente diventerà il nuovo Tifone Spaziale Mistico, e Dulcis in Fundus Rai Jackie con 13 succosissime ristampe. A sto punto, peccato per la mancata ristampa di Reborn, che sarebbe salita a quota 31, così avevamo il pacchetto completo. I motivi per comprare lo Structure si riducono essenzialmente a 2: il voler Dark Ruler No More e il fatto collezionistico per gli amanti delle Charmers, che avranno anche una ristampa con artwork alternativa di una posseduta dal famiglio randomica all'interno del prodotto. Tanta amarezza per i budget player, che devono attendere sempre eoni prima che una carta forte foil venga ristampata comune con un prezzo abbordabile, e nei rari casi, se per sbaglio una carta forte venisse stampata comune come Call by the Grave, se la vedono limitata o nel peggiore dei casi bandita. Dico questo perché da un bel po' di tempo, da quando OCG e TCG viaggiano su binari separati, che i budget player, TCG soprattutto, vengono lasciati indietro, non gli viene data la possibilità di competere. Basti pensare al meta di adesso: il mazzo più budget tra i T1 e T2 è probabilmente il Salamagna, che comunque, per essere giocabile e competitivo, deve avere all'interno carte come Nibiru, che costano 15 euro a copia, o l'impermanenza infinita, che costa 30 euro a pezzo, rendendo il mazzo costoso e non accessibile più. Spero che il prossimo prodotto della Konami, la Maximum Gold, che di base è costoso in quanto una scatolina costa 20 euro o più, porti ristampe importanti come appunto l'impermanenza, Nibiru e le altre entrap, e anche qualche carta da poco uscita dalla Banned come lo Spolverino o Bardis. E per questo video è tutto. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e alla prossima.